Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Prima TG delle ore 21. Partiamo subito con la situazione Covid in Italia. Rafforzare le misure per le zone gialle con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone, zone rosse locali con misure più stringenti e severe sul modello Codogno, chiusure nei fine settimana, come già fatto durante le vacanze di Natale. Queste alcune delle indicazioni che, secondo quanto si apprende, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno dato quest'oggi al Governo alla luce dell'aumento dei contagi. Gli esperti avrebbero anche segnalato la necessità di ridurre l'incidenza per ristabilire il contact tracing. Per gli esperti c'è la necessità di potenziare il sequenziamento del virus per individuare prima possibile le varianti. Se chiedete la mia posizione su un lockdown nazionale, penso che adesso non serva qualcosa di generalizzato. Vanno guardati i dati di settimana in settimana. Sicuramente un rafforzamento di alcune misure è necessario. Nel frattempo la vaccinazione va avanti. Queste le parole del sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri del Movimento 5 Stelle. Non sono favorevole ad un lockdown generalizzato, ma a misure chirurgiche più o meno ampie, a seconda delle aree. Aspetterei però che si pronunci il Comitato Tecnico Scientifico. Un rafforzamento in alcune aree del paese vi è già stato con le nuove regioni, che hanno quindi cambiato colore. Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la prima dose del vaccino Moderna anti-Covid all'Istituto Spallanzani di Roma. Il Capo dello Stato, che a luglio festeggerà 80 anni, ha seguito i protocolli, le procedure e quindi le tempistiche previste dalla Regione Lazio. Ingenti le misure di sicurezza intorno all'ospedale, centro nevralgico per la lotta al virus. Il Capo dello Stato aveva già annunciato nel suo discorso di fine anno che si sarebbe sottoposto a vaccinazione e che lo avrebbe fatto secondo il piano vaccinale della Regione Lazio, prenotando come tutti i cittadini italiani. Mattarella avrebbe preferito meno clamore per la notizia, sia per motivi di sicurezza sanitaria che di ordine pubblico. Dopo la somministrazione, il Capo dello Stato ha atteso una hall dedicata ai 15 minuti, previsti dunque per l'osservazione del paziente prima di lasciare l'ospedale. Passiamo però ai contagi in Italia. Secondo l'ultimo report sono 19.749 i nuovi casi e 376 i morti nelle ultime 24 ore, a fronte di 345.336 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. 376 sono invece i decessi, ma preoccupante resta il dato delle terapie intensive occupate, che sono 56 in più, con 278 ingressi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5,7%. Spostandoci in Campania, sono 2.709 i nuovi casi di coronavirus, a fronte di 23.591 tamponi complessivi tra quelli molecolari ed antigenici rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore nei laboratori regionali. 2.709 casi vengono distinti con 449 test antigenici rapidi. Gli altri, tutti positivi al tampone molecolare, si dividono tra i 525 sintomatici e i 1.735 asintomatici. I tamponi analizzati sono invece 23.591, di cui 5.093 antigenici rapidi. Il tasso di incisività è dell'11,48%, in leggero calo rispetto a ieri, ma ancora saldamente sopra la soglia critica del 10%. Aumentano però i decessi, 45 quelli registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 4.550 morti da inizio pandemia. I nuovi guariti sono 1.338, con un totale che raggiunge quota 193.791 di guariti complessivi. Nelle terapie intensive regionali invece ritroviamo 144 ricoveri, oltre ad altre 1.444 persone nei reparti di degenza ordinaria, per un totale di 1.588 ricoverati in tutta la regione. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato della produzione dei vaccini Covid in visita allo stabilimento Itachi, di Via Argine a Napoli. Sentiamolo. Sapete che stiamo lavorando da qualche settimana per cercare di garantirci forniture autonome. Mi auguro che avremo qualche notizia positiva già in questa settimana, così come
lavoreremo anche sul versante produzione. L'obiettivo che abbiamo noi è quello di concludere questo calvario entro il 2021. Se riusciamo a garantirci le forniture, noi siamo in grado di realizzare almeno 50.000 vaccinazioni al giorno. 50.000 vaccinazioni al giorno, che significa, se calcolo bene, 1,5 milioni al mese di vaccinazioni. Questo ci mette in condizione di risolvere il problema, perché la soluzione sono le vaccinazioni, non perdiamo tempo. Se no, dovremo sempre fare i conti con comportamenti scorretti, con gente che pensa ogni 2 mesi che il problema è scomparso, e ricominciamo ogni 2 mesi il calvario. La vostra disponibilità è estremamente importante, perché avere la possibilità di lavorare, basta un medico presente, se ne avete anche più di uno che collabora con voi, ma almeno uno fisso, bastano gli infermieri, facciamo i turni, possiamo garantire la vaccinazione a tutti i dipendenti, alle famiglie, magari anche a qualche azienda che è qui nelle vicinanze, quindi possiamo fare veramente un bellissimo lavoro. Vi devo anche dire che ho una qualche amarezza, perché avevamo organizzato una macchina amministrativa e organizzativa per arrivare ad avere a luglio questo risultato. Napoli, prima grande città d'Europa, Covid free. Avevamo lavorato per questo, arrivare a luglio a vaccinare tutti i cittadini di Napoli. Avrebbe avuto un grande valore simbolico. Ovviamente i vaccini non li abbiamo avuti e dobbiamo anzi fare la guerra per avere la stessa percentuale di vaccini di altre regioni, perché anche su questo c'è il mercato nero a danno del sud. È una cosa incredibile. Dobbiamo combattere veramente con le unghie e con i denti per affermare semplicemente criteri oggettivi, e cioè un vaccino per ogni abitante, punto. Non mi pare che ci sia molto da discutere. Vediamo se recuperiamo già questo divario. Comunque, siamo pienamente disponibili. Se Dio vorrà, chiudiamo qualche intesa anche di altro tipo e riusciamo ad avere forniture aggiuntive, saremo sicuramente disponibili ad utilizzarle per questa bella campagna di messa in sicurezza dei lavoratori e delle famiglie. Novità importanti anche per quanto riguarda i docenti. La Regione Campania ha reso noto di voler offrire la possibilità di vaccinazione per tutti coloro che risiedono fuori regione. Si legge in una nota: in relazione alla campagna vaccinale in atto, si comunica che la Regione Campania, nell'ambito delle convocazioni del personale scolastico, procederà a raccogliere le adesioni anche dei docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori regione. Nella platea saranno considerati anche i docenti universitari. Si chiarisce inoltre che la priorità verrà data nella campagna vaccinale al personale sanitario, agli ultraottantenni, alle categorie fragili e ai disabili, al personale scolastico, alle forze dell'ordine e ai servizi pubblici essenziali. Inoltre, in Campania, al termine della campagna vaccini per gli over 80, priorità sarà data proprio alle categorie di fragili e di disabili. La Regione però ha specificato che verrà loro somministrato il vaccino Pfizer, le cui scorte sono però esigue. Bisognerà quindi completare prima tutto il ciclo di somministrazione agli over 80 e poi si aprirà un nuovo capitolo, sbloccandone l'adesione sulla piattaforma online. Sui tempi, dalla Regione precisano che non si possono fare previsioni, ma sottolineano l'intenzione e la volontà di procedere non appena possibile. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, parla dei prossimi progetti che coinvolgeranno la campagna vaccinale. Lo ascoltiamo nella consueta conferenza stampa del lunedì. L'idea è allestire un secondo centro vaccinale presso la palestra,
della scuola di San Tommaso, nei pressi della chiesa, un altro luogo molto spazioso, facilmente raggiungibile per il distanziamento, per il parcheggio e tra l'altro questo potrebbe evitare disagi quando magari speriamo al più presto arriveranno le dosi sufficienti per tutta la comunità. Sto anche immaginando un terzo centro vaccinale. Il mio obiettivo è arrivare a fornire alla ASL centri che possano garantire 1.000 vaccini al giorno. Questo è il mio obiettivo, questa è la sfida che non dico lanciamo, ma vogliamo vincere. È evidente che dal governo, dalle strutture governative dovranno giungere i vaccini in numero sufficiente, tale da poter erogare questi quantitativi giornalieri. Servirà anche molto personale, però vogliamo farci trovare pronti, vogliamo anche essere d'aiuto ad altre realtà o ad altre categorie. Stiamo cominciando a vaccinare anche le forze dell'ordine, i prossimi che saranno vaccinati, da quelle che sono le indicazioni che ci provengono sia dal governo nazionale che da quello regionale, dovrebbero essere le fasce deboli. Avellino vuole dotarsi del secondo e probabilmente anche del terzo centro vaccinale, in modo evidentemente da poter essere sia all'altezza del compito locale, sia dovesse servire all'altezza di poter garantire a categorie di questa provincia la possibilità di essere vaccinate in centri adeguati. Un grosso quantitativo di rifiuti speciali pericolosi è stato sequestrato questa mattina dalla Polizia Metropolitana a Caivano, in provincia di Napoli, in un'operazione coordinata dalla cabina di regia per il contrasto dei roghi della Terra dei Fuochi con il supporto dell'esercito. È stata dunque ispezionata un'azienda con un'autorizzazione per la messa in riserva ai fini del recupero di rifiuti non pericolosi di ferro e acciaio. Ma gli agenti della Polizia Metropolitana e i militari hanno trovato circa 18.000 metri cubi di rifiuti misti di vario genere, pericolosi, e accatastati in cumuli alti fino ad 8 metri, in violazione dunque delle norme ambientali. I rifiuti speciali pericolosi erano depositati su un'area di circa 10.000 metri quadrati, senza alcuna pavimentazione, con oli, percorato ed altre sostanze inquinanti che penetrano nel terreno, batterie esauste, pneumatici fuori uso, bombole di gas non bonificate, motori e altro materiale inquinante. Il titolare della ditta è stato quindi denunciato per la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e quindi per inquinamento. Mentre però erano in corso i controlli, un camion che trasportava rifiuti destinati all'impianto ha invertito il senso di marcia tentando la fuga. In seguito dagli agenti è stato accertato che trasportava illecitamente rifiuti che non potevano quindi essere conferiti all'interno della struttura. Passiamo ora a Caserta. L'ASL ha diramato il comunicato quotidiano relativo all'aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro. Certificati nei dati del 9 marzo 323 nuovi positivi, 10 deceduti e 166 guariti. I tamponi processati sono stati 2.197 per una leggera discesa del tasso di incidenza che si attesta al 14,7%. Nel saldo complessivo si conta un aumento di 147 positivi su tutto il territorio, mentre Caserta continua ad essere in cima per numero di contagi con 488 casi attivi, segue Maddaloni con 385 e Aversa con 289. Si è tolto la vita un sedicenne di Bosco Reale, in custodia presso la struttura di via Ugo La Malfa a Villa di Briano. Il giovane è stato trovato impiccato nel bagno della comunità alloggio, rendendo dunque vani i soccorsi per salvargli la vita. I carabinieri della compagnia di Aversa hanno rinvenuto un biglietto in cui il sedicenne annunciava il suo insano gesto. Il biglietto citava: «Mamma, questo è per te, perdonami. Non è colpa tua, ma te l'avevo detto che in comunità non ci volevo stare». Secondo quanto si apprende, il sedicenne era in comunità già dal 27 novembre per rapina aggravata in concorso con altri ragazzi. Al momento la salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'esame autoptico.
Questa mattina è avvenuta presso la Casa Comunale la visita istituzionale dell'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi e dei rifiuti nella Regione Campania, il viceprefetto dottor Filippo Romano. Il viceprefetto ha scritto in un comunicato che è stato accolto dalla triade commissariale composta dai viceprefetti Francesca Buccino e Rosa Maria Falasca, dal funzionario del Ministero dell'Interno Lucia Guerriero, nonché dal comandante della Polizia Municipale il dottor Pasquale Pugliese e dal comandante della Stazione dei Carabinieri luogotenente Antonio Di Resta. Un confronto positivo, volto quindi a dare una risposta forte ai tanti problemi che attanagliano la città di Orta di Atella, territorio che ha subito due scioglimenti in pochi anni per infiltrazioni mafiose e che è riconosciuto tra i comuni della Terra dei Fuochi, proprio per i numerosi reati in danno all'ambiente. Massima sinergia tra Stato e Comune è stata quindi la parola d'ordine dell'incaricato del Governo per il contrasto dei roghi e dei rifiuti. Il dottor Filippo Romano ha messo concretamente a disposizione il numeroso contingente dell'Esercito italiano di Strade Sicure proprio per la prevenzione e repressione dei reati ambientali. I militari non saranno solo fisicamente impegnati sul territorio unitamente alla Polizia Municipale, ma impiegheranno strumenti ad alta definizione come i droni per stabilire la mappa delle criticità del territorio. Concludiamo con il prossimo impegno per il Napoli, che arriverà soltanto per il prossimo fine settimana. Dunque Gattuso ha concesso un po' di relax alla squadra, ma Elmas e Manolas hanno deciso di allenarsi lo stesso. Nonostante le 48 ore di riposo, i due calciatori hanno deciso comunque di lavorare e proprio in vista della sfida contro il Milan, buone notizie da Lozano, che sta bene e potrebbe tornare tra i convocati già per la gara contro i rossoneri. Il messicano ha fatto grossi progressi negli ultimi giorni, dimostrando di voler tornare il prima possibile. Infine passiamo al capitolo Ghulam. Il calciatore si è sottoposto all'intervento di ricostruzione del legamento del ginocchio e ha ringraziato tutta l'equipe medica. Centinaia, anzi migliaia, i messaggi e le telefonate ricevute dall'algerino. Amici, tifosi, compagni di ogni epoca, ma anche allenatori e dirigenti. Anche De Laurentiis, un presidente che ha già mostrato tanta umanità in casi del genere. Dopo lo stesso infortunio, infatti, rinnovò il contratto a Grava, ad esempio, e poi anche a Ghulam, attualmente in scadenza nel 2022. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e come sempre vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.